Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e a voi che state vedendo per la prima volta un mio video, do un caloroso benvenuto. Io sono Chicca e questo è il canale dei sottofondi. Chi mi segue da un po' lo sa che cosa significa, ve ne accorgerete soltanto vedendo e niente, oggi facciamo lo spacchettamento Shein. È un bel pacchetto. Mi è arrivato in 9 giorni dall'ordine che ho fatto. Io adoro Shein per la velocità, per la qualità della merce. Sono diventata una Shein dipendente. Infatti, ho deciso di creare l'associazione Shein Dipendenti Anonimi. Quindi, se volete segnarvi, lasciate pure un commento e io vi farò la quota di associazione. Ovviamente gratuita, non vi preoccupate. Allora, dunque, andiamo nello specifico, che è quello che ci interessa. Allora, io vi faccio vedere quello che ho acquistato. In quest'ordine, devo dire che devo dare la colpa a Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuta e le sorelle del canale Le Martinos, se io ho fatto degli acquisti. Sì, la colpa è loro e poi vedete perché. Allora, cambiamo posizione, cioè nel senso io sposto il pacco, lo apro e vi faccio vedere mano a mano quello che ho acquistato. Spero vi piaccia. Ah, e volevo darvi notizia anche per quanto riguarda il reso che ho fatto. È stato velocissimo, nel giro di una settimana il reso è arrivato al magazzino e nel giro di un giorno mi hanno fatto il rimborso, quindi anche questo top. Adesso vediamo che cosa c'è. Dunque, ok. Allora, io ho acquistato questo paio di pantofoline molto semplici. Niente da dire, cioè nel senso che sono carine per questi colori che hanno e non farò vedere come calzano perché sono le cosiddette ciabattine. Ok, e questo l'ho pagate un 3 euro e qualcosa perché avevo il 15% di sconto del precedente ordine che io ho fatto. Poi. Vediamo, questa devo stare attenta perché poi vi dico. Ok, allora, io da quando ho iniziato a studiare all'università ho preso l'abitudine di dormire con i tappi, al buio e con i tappi. E quindi ho visto questa confezione di tappi per le orecchie e non mi ricordo il prezzo. Magari ve lo lascio scritto. Questi tappi, sì, mi pare li ho pagati su 1,20 euro, 1,25 euro e sono 6 paia, non mi ricordo. Io invece 1 euro e qualcosa pago 2 paia di tappi per le orecchie acquistate. Li acquisto in farmacia, quindi ho detto vabbè, voglio provare ed è comodo anche perché una volta che tu li hai finiti, ti resta questa scatolina che può tornare sempre, questo barattolino che può tornare sempre utile. Ok, poi. Ok, sempre per quanto riguarda i tappi. Ma aspettate. Allora, io avevo preso un portatappi, no? Per le orecchie, proprio questo qui. Aspettate che lo vedo con voi perché pensavo fosse vuoto. Invece all'interno ha un altro paio di tappi. Anche questo su 1 euro. Che carino, guardate qui. I love carrots. Guardate qui che puccioseria. E all'interno ci sono due tappi. Vediamo un po' come si apre perché così è carino da. Aspettate. Oddio, ci vuole Hulk. Allora, aspettate, voglio capire come si apre. Ah, semplicemente un'apertura a bauletto. Però io non lo sapevo che c'era dentro, che c'erano dentro altri tappi. Pensavo che fosse semplicemente un contenitore per i tappi. Dai, è carino. È molto carino, dai. Anche questo mi piace. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa vi piace di più di quello che vi mostro.
Allora, poi ecco qui, sento una cosa che penso che da imputare la colpa a le Martinos, andatele a seguire, le sorelle Martinos, e a Veronica del canale La bambina mai cresciuta, perché ho acquistato questo eyeliner magnetico con le ciglia finte magnetiche. Allora, mi viene da ridere perché penso che se io indosso queste ciglia, penso che provocherò un tornado di quelli di categoria F5. Sono enormi, però se vuoi andare a vedere il trucco, che il make up che fa Veronica e anche quello che fanno le sorelle Carmen e Angela del canale Le Martinez, vi fa venire di nuovo voglia, se avete smesso di truccarvi, quello che è successo a me, soprattutto d'estate io non mi trucco, vi fanno venire proprio la voglia di truccarvi. Ed ecco qui, questa è la confezione. Devo dire che anche le confezioni sono ben sigillate. Voglio aprire per vedere se c'è quello che dice l'articolo quando lo vediamo sopra a Shein. Dunque, ci dovrebbe essere le ciglia finte, eh sì, l'eyeliner e anche la pinzetta per applicare le ciglia. Wow, che bello lo sfondo! È glitterato e questo piace sia a Veronica che alle sorelle. Guardate, bello, eh? Allora, va bene. Poi, se evidentemente vedete che cambia all'improvviso il tempo, sono stata io che ho indossato le ciglia finte. Però poi dopo voglio comunque vedere. Ah, ecco un'altra cosa, colpa sempre di Veronica, perché ho pensato a lei, perché glielo vedo spesso nei video quando si trucca. Ta-da! Impulisci i pennelli del make-up. Guarda qui Veronica, guarda il gattino, guarda che carino. Apri e c'è all'interno la spugnetta per pulire i pennelli, che poi una volta che questo si può rovinare rimane la scatolina, che bellina, pucciosina. Sì, questa anche è carina. Poi vediamo se ancora sì, un'altra colpa che devo dare alle sorelle e a Veronica, che ho acquistato il primer sempre Shiglan. Vediamo, allora io ho visto, mi piace come sono confezionate, come sono confezionati gli articoli, cioè c'è proprio un'attenzione al dettaglio non indifferente. Ecco, anche qui c'è il sigillo. Dunque, questo è un primer, dovrebbe essere non colorato, ma è trasparente. Allora, che cosa? Cosa fate voi che vi truccate? Vabbè, io sono un tipo che d'estate non si trucca. Solitamente se, durante il periodo invernale estivo, periodo invernale, io tendo a truccarmi negli eventi, cioè se esco con le amiche, se vado a un compleanno, se vado a una festa, un'uscita particolare. La mattina, se devo andare a fare la spesa, ad esempio, non mi trucco. Però vabbè, quello è un gusto personale, però se mi capita lo faccio. Ed ecco qui, questo è il primer. Voglio sentire se ha una profumazione particolare. No, è praticamente inodore e ha questo pennellino qui. Non so se mette a fuoco ed è trasparente. Io ho detto vabbè, io lo voglio provare per metterlo sugli occhi e vedere appunto come è la resa del trucco. Ho visto sempre delle recensioni molto buone, perché io vedo quelle che hanno recensioni oltre le 1000 recensioni. E poi ancora, adesso che passa il periodo
estivo, diciamo, che nel mio palazzo si riempie di persone, comunque è molto più sporco. Questo è purtroppo il difetto delle città turistiche, che veramente diventano, ragazzi, se voi vivete in località turistiche potete capirmi, diventano invivibili per voi che vivete da sempre. Comunque, aperta e chiusa parentesi, dai. Quando finirà questo periodo per me di cacca, ho acquistato uno zerbino nuovo per fuori la porta. E vi lascio l'immagine qui perché non voglio ancora aprirlo. Comunque la misura è un 40x60. Ditemi poi se vi piace questo tipo di zerbino. E poi non abbiamo ancora finito. Ah, aspettate, questa è una cosa che ho preso per Veronica, non posso farti vedere nulla e sì, perché vi anticipo che ci sarà una collaborazione tra me e Veronica, ma questo non posso assolutamente farlo vedere e quindi devo assolutamente toglierlo dall'inquadratura. Mi raccomando, andate a seguire se non li seguite già i canali La bambina mai cresciuta e le Martinos, che sono veramente delle ragazze simpaticissime. Allora, poi ho preso. Oh, mio Dio. Questo è. Molti di quelli che vedete di disegni sono comunque casuali, random, non li ho scelti io, come questi. E mi piaceva la pucciosia di queste pecorelle, le stelline. Guardate questo, guardate. Solo che pensavo fossero di più, però mi pare che l'ho pagate 75 centesimi. Ragazzi, scusate se non vi sto dicendo i prezzi, ma io non me li ricordo. Cioè, non me li ricordo proprio. Poi ho acquistato un altro organizer per il diamond painting, che devo iniziare quello con il gattino. Vediamo che c'è, sì, c'è ancora qualcosa. Ah, c'è lo sconto del 15%, quindi per me questa è la fine perché io andrò di nuovo a comprare. Poi, siccome io ho problemi di allergie, ho voluto provare questi dilatatori per narici. Allora, io, Veronica lo sa, io sono stata operata al naso perché sin da ragazzino ho avuto problemi di allergie, non si sapeva che erano allergie, e quindi io andavo lì a mettere spray, fino a che non ho bruciato i turbinati. Quindi ho dovuto operarmi il naso, ma purtroppo questa cosa è tornata, questo problema in minima parte è tornato. E quindi l'allergia si ripete, non riesco a respirare. Per evitare di essere soggetta agli spray, a parte che io faccio il lavaggio nasale con le soluzioni saline, quelle mi aiutano, ma più che altro mi aiutano l'inverno, non l'estate, perché l'estate l'umidità mi provoca questo problema. Allora ho detto, va bene, io voglio provare questi dilatatori per narici. Io non russo, perché chi dorme con me dice che non russo. Però ecco, sono così, la confezione è anche buona perché ti potrà sempre tornare utile. Ed ecco qui sono quelli, diciamo, retati e quelli pieni. Poi c'è la misura che devi vedere se è quella giusta per te. Insomma, anche questo voglio provarlo, poi magari farò delle recensioni oppure ve lo dirò prossimamente in qualche video, giusto per. Dunque, cosa? Ah sì, poi altre due cosine. Dunque, ho acquistato questi adesivi Thank you, handmade with love, especially for you, perché riprenderò a creare e chi vorrà acquistare qualche mia creazione ovviamente sarà così ringraziato per aver scelto una mia creazione. E per finire, un prodotto, un articolo non perché ultimo non è importante, per me ha un'importanza speciale. Guardate anche come è ben sigillato, è praticamente per il mio pelo secco. Tadà!
Guardate che piccolino, guardate. Per il mio Iro la spazzola per pettinarlo e poi una volta che ha raccolto i peli spingi il tasto e butti via i peli. Questo l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Ho visto nei negozi online dove io acquisto il mangiare per Iro, ho visto dei prezzi assurdi. Quindi ragazzi, io penso che Shein veramente ci dà l'opportunità con poco di poter acquistare quello che noi non andiamo ad acquistare nei negozi online italiani, nei negozi fisici. Ragazzi, è così. Certo, chi può acquistare, spendere soldi, per carità, perché no? Io sinceramente fino adesso non ho avuto mai problemi con Shein. Appunto, ho fatto anche il reso è andato a buon fine, cioè, cos'altro dire? Io ve lo consiglio, Shein. Voglio provare adesso, quando sarà possibile, penso presto, l'abbigliamento. E niente, io spero che questo video vi piaccia. Veronica e Angela e Carmen, voglio sapere che cosa avete da dire a vostra discolpa per questi acquisti che mi avete fatto fare indirettamente, ovviamente, non è che me l'avete detto voi, però con il vostro make-up. Vabbè, comunque, e questo è ottimo, però, ragazze e ragazzi, il fatto che uno riprenda a fare ciò che faceva prima e che adesso aveva un po' di riluttanza. Poi, ovvio, io attraverso Veronica, attraverso le Martinos, sto acquisendo anche dei dettagli che prima avevo rimosso e che adesso mi ritornano alla mente. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, spolliciate, spolliciate, spolliciate all'insù. Per quanto riguarda i nuovi visitatori che stanno vedendo questo video e si domandano che cos'è, perché sei la ragazza dei sottofondi, perché se sentite dei sottofondi particolari, io non ci posso fare niente. Ok, questo acquisto, questo ordine mi ha gasato. Adesso vado a vedere qualcos'altro a spulciare, perché questo 15% di sconto sinceramente mi fa gola. Ragazzi, grazie ancora. Ah, volevo dirvi, mi prenderò 2 o 3 giorni e non vedrete pubblicati video, semplicemente perché si spopola dai turisti la mia città e io preferisco andare a passare un po' di tempo al mare, in tranquillità e in serenità. Quindi ci vediamo fra 2 o 3 giorni, ok? Mi raccomando, aspettatemi. Un bacio a tutti. Da Chicca, un abbraccio e coloro che vogliono iscriversi saranno sempre benvenuti. Ciao ciao!